Cecilia Rodrigo con accento acuto Guez triste al GF VIP, Monte corre sotto le mura della casa. Grande Fratello VIP 2, Cecilia Rodriguez delusa da Francesco Monte, il suo gesto. Durante il daytime di oggi del Grande Fratello VIP 2017, Cecilia Rodrigo con accento acuto Guez si è mostrata molto avvilita a causa del suo fidanzato Francesco Monte. Per la precisione, la sorella di Belen ha accusato l'ex protagonista di Uomini e Donne di non averla mai calcolata durante questa esperienza all'interno della casa. Infatti, bisogna riconoscerlo, Francesco non ha mai presenziato in studio, e non ha nemmeno mai inviato né un aereo né tanto meno un messaggio per far sapere alla sua ragazza che la amava. Cecilia è quindi caduta nello sconforto oggi, quando la sua coinquilina Ivana Mrazova ha ricevuto invece un messaggio aereo dal suo fidanzato. In quell'occasione, la Rodrigo con accento acuto Guez ha esclamato che non gli costava niente al Belmonte far arrivare un aereo per dirle semplicemente ci sono anche io. A consolare la giovane showgirl ormai sull'orlo del pianto ci ha pensato suo fratello Jeremias, il quale ha chiesto alla sorella di sorridere e le ha anche detto che se ora il suo fidanzato le facesse qualcosa non avrebbe la stessa importanza. Tali parole hanno gettato Cecilia ancora di più nella disperazione. Francesco Monte fuori del Grande Fratello VIP per Cecilia Rodrigo con accento acuto Guez. Il daytime del Grande Fratello VIP 2 è in diretta, e Francesco Monte dopo aver visto la sua fidanzata Cecilia Rodriguez in quelle condizioni ha deciso finalmente di fare qualcosa di bello per lei. Ha quindi preso la sua macchina e si è recato sotto le mura della casa più spiata d'Italia, a farlo sapere è stato lui stesso, il quale ha pubblicato un video sulle sue Instagram Stories in cui ha affermato che si trovava a Cinecittà, fuori del GF, con l'intenzione di far arrivare un messaggio a Cecilia. Tuttavia le cose non sono andate bene per l'ex protagonista di Uomini e Donne. Come ha infatti voluto far sapere Francesco, lui ha tentato di urlare frasi d'amore nei confronti della giovane Rodrigo con accento acuto Guez ma questa sembrerebbe non aver sentito nulla. Queste sono state le parole esatte pronunciate da Monte all'interno del video che come sempre ci consigliamo di vedere prima dello scadere delle 24 ore. Niente ragazzi io ci ho provato. Ma purtroppo ho avuto la sfortuna che sono dentro la casa a fare una prova di canto, quindi non mi sentiranno mai. Ci ho provato e vabbè, ci riprovo domani sera. Insomma, come finirà questa moderna storia la Romeo e Giulietta?